sviluppata dal piccolo team italiano Footprints Games e pubblicato da Adventures Productions, arriva sul mercato Detective Gallo, un'avventura capace di raccogliere 15.554 euro sulla piattaforma di crowdfunding Eppla. È dura la vita del detective privato. Devi avere a che fare ogni giorno con orde di ladri, sociopatici, teppisti ed ovviamente il peggior tipo di persone, i clienti. Sopportabili solo perché portano con sé generosi anticipi. Solo uno come Gallo, Detective Gallo, uno scontroso e pennuto detective, potrebbe sopravvivere in una simile degenerata città. Un professionista polemico e puntiglioso, con una regola per ogni occasione, ed avrà bisogno di ogni regola del suo apparentemente infinito codice per risolvere questo caso. Un massacro di piante. Vi sembra bizzarro? Beh, aspettate di vedere Gallo parlare con il suo assistente, un cactus chiamato Spina. Come avrete sicuramente già capito, non stiamo parlando del solito Gallo giallo, bensì di un noir comico stivato di ogni genere di cliché ed un brillante cast di personaggi antropomorfi. La sceneggiatura è ben scritta e di dialoghi brillanti, capaci di strappare ben più di un sorriso. Io in particolare ho apprezzato il baby teppista e la brigittesca Betty Boop, follemente innamorata di Gallo e cinicamente non ricambiata. Detective Gallo è un'avventura tradizionale in tutti i suoi aspetti, a partire dall'interfaccia punta e clicca. Esplorando gli ambienti avrete la possibilità di riempire l'inventario di oggetti utili per superare tutti gli ostacoli e che vi chiederanno in alcune occasioni di ragionare un po' fuori dagli schemi. Non mancano ovviamente i puzzle basati sulle conversazioni, con dialoghi ad albero in cui scegliere le giuste frasi per sbloccare la situazione. Vengono in aiuto del giocatore la possibilità di mettere in evidenza gli oggetti interattivi ed un diario contenente i consigli di Spina, sì, il cactus. Le locazioni non sono numerose, ma alcune cambiano durante la partita. La longevità non è elevata, circa 5-6 ore per raggiungere il finale. Completamente disegnato ed animato a mano, Detective Gallo vanta uno stile cartunesco vivo e vivace, che dona vita in modo convincente a tutti i personaggi, ben caratterizzati sia nello stile visivo che nella personalità. I fondali sono dettagliati ed ispirati, e l'intera produzione è una gioia per gli occhi. Composta da Gennaro Nocerino, la colonna sonora di Detective Gallo mischia efficacemente jazz e noir, accompagnando degnamente il giocatore. Chiude il cerchio un buon doppiaggio italiano, con attori ben in parte che danno vita ai bizzarri personaggi del gioco. Detective Gallo è un gioco dal cuore grande, forse un po' breve, ma realizzato con passione e divertente grazie alla brillante scrittura ed al suo riuscito cast di personaggi.